Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Avete visto e sentito i titoli del nostro sommario. Apriamo con la Fiorentina perché è una serata particolare di campionato al Franchi. Alle 20:45 arriva l'Inter nella giornata in cui la società Viola ha presentato il progetto e l'inizio praticamente della roadmap per il nuovo centro sportivo, il Viola Park. E sullo stadio però il presidente patron Rocco Commisso attacca tutti. L'apertura con Chiara Valentini. Quello che voglio dal sindaco, che dice no, non domani, ma oggi. Ok, portiamo tutti questi soldi, fate questi soldi, portiamo tutti questi arcistar di tutto il mondo, facciamo una cosa bella, va bene, tutto questo, ci sto. Ma io devo vedere quali benefici ci saranno per la Fiorentina e qualcuno deve dire questo si farà e si farà tra un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, così ognuno di noi ci concepiamo quello che dobbiamo fare in questi tempi. Rocco Commisso sullo stadio Franchi si rivolge così a Nardella, ma la sua amarezza è rivolta anche alla regione. Gianni aveva detto sullo stadio decidono le istituzioni, e al sindaco Fossi su Campi Bisenzio ancora non si sa niente, dice. Ne ha per tutti, politica, sovrintendenza, burocrazia, tutti quelli che secondo lui gli hanno messo i bastoni tra le ruote. Devono rendersi conto che la Fiorentina è un patrimonio per Firenze e così va trattata, sottolinea Commisso ribadendo il suo leitmotiv. Se i soldi ce li metto io, si fa come dico io e devo avere garanzie che sarà così. Una delusione quella sulla vicenda stadio, pari all'entusiasmo e all'orgoglio che ha nell'inaugurare i cantieri del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli, dove stamani è stato posato non la prima pietra ma il primo di 1000 alberi. Un gesto simbolico che richiama uno dei pilastri del progetto dell'architetto Marco Casamonti, sostenibilità ambientale. Il Viola Park sarà il più grande campo sportivo d'Italia e anche il più costoso, 85 milioni di euro di investimento, lievitati dopo l'intervento della sovrintendenza su alcuni aspetti. Per trasformare questi 25 ettari, dove finora c'erano acquitrini e discariche, nella casa del popolo Viola. Qui si alleneranno e giocheranno la prima squadra, la femminile, la giovanile, tutta la Fiorentina, che fino ad ora era dispersa in vari campi dell'area metropolitana. Ci saranno 10 campi da calcio, 2 mini stadi da 3.000 e 1.500 posti, area fitness e terapia, foresteria, uffici, ristorante, parcheggi, persino una cappella fortemente voluta dalla signora Commisso e un laghetto, desiderio di Rocco. Tempo di realizzazione 18 mesi, pronto quindi nell'estate 2022. Ci sono voluti 15 mesi dalle prime discussioni a ora, tempi super fest per l'Italia, che non fanno altro che rafforzare la convinzione di Rocco. Se si può fare, perché per lo stadio non riuscite a permettermelo? E beh, un bel quesito che ancora ha, diciamo, dei dubbi sugli scenari futuri. Molto bello questo Viola Park. Questa sera sarà una serata speciale anche su Toscana TV. Una serata che inizierà alle 20:30 con A Tutto Gol insieme a Giorgio Micheletti e ai suoi ospiti. A seguire vi ricordo anche l'appuntamento del venerdì con Giallo Toscana intorno alle 23:10. Allora, adesso andiamo avanti, parliamo di politica perché prosegue, continua la roadmap di Mario Draghi, presidente del Consiglio incaricato. Vediamo la situazione, il punto con Alessio Puggioni. Diceva Machiavelli, deve stimarsi poco vivere in una città dove possano meno le leggi che gli uomini. Ma se la città è quella da cui lo stesso Machiavelli veniva, Firenze, forse il concetto sta un po' stretto. Soprattutto se quella città ha negli anni contribuito a creare una classe dirigente di rilievo nazionale, diventando frontiera per senatori, ministri e presidenti del Consiglio. Anche nell'ultima crisi di governo c'è molta, moltissima Firenze. E non solo per il senatore di Rignano, Renzi, deus ex machina dell'intera faccenda, ma anche per un ateneo universitario, crocevia di Alfonso
Lorenzo Bonafede, Giuseppe Conte e dello stesso Mario Draghi. Il primo, l'ormai ex guardasigilli, ha rappresentato uno dei nodi centrali della questione. Sulla sua sostituzione si è congelata la trattativa. Del resto, la battaglia fra lui e Renzi, entrambi frequentatori di giurisprudenza a Firenze, nasce da quando l'ex rottamatore era sindaco a Palazzo Vecchio e Bonafede gli si candidò contro. Ateneo diverso, ma sempre nella città gigliata, quello invece che ha ospitato il premier uscente e quello incaricato. Conte, professore di scienze politiche alla Cesare Alfieri di Firenze, così come Mario Draghi, anche se diversi anni prima, quando la facoltà era ancora in via Laura. C'è chi dice che i profili dei due professori fossero molto diversi, quello di Conte più affabile e quello di Draghi più austero, degno della formazione gesuita. Per restare nel panorama c'è da aggiungere il socialista Riccardo Nencini, fiorentino di provincia, in realtà orgoglioso mugellano, pontiere nella fase iniziale della crisi odierna, e uomo delle istituzioni di lunghissimo corso, dato che il primo incarico da consigliere comunale a Palazzo Vecchio risale al 1990. A proposito, anche lui si è laureato alla Cesare Alfieri di Firenze. Stessa scuola, ancora una volta, di Giovanni Spadolini, segretario del Partito Repubblicano e primo presidente del Consiglio dei Ministri non democristiano. Restò in carica dal giugno del 1981 al 1 dicembre dell'anno successivo. E non potremmo non citare infine anche Lamberto Dini, l'economista fiorentino chiamato da Scalfaro nel 95 a formare un governo in seguito alle dimissioni di Berlusconi, governo che Dini, già ministro dell'esecutivo di Forza Italia, comporrà soltanto di figure tecniche. Insomma, non ci vuole molto per capire che non è la prima volta che il paese si rivolge a fiorentini, anche d'adozione, per risolvere impasse politiche gravi. A voler essere romantici, potremmo attribuire questa peculiarità all'equilibrio tra concretezza e idealismo presente nel DNA di Firenze, nonché alle grandi doti di mercanteggio che affondano le radici nel Medioevo. E probabilmente Machiavelli, che oggi riposa in Santa Croce, starà pensando che sì, lui lo aveva già capito quasi 500 anni fa. La notizia l'abbiamo già annunciata nell'edizione di ieri del nostro telegiornale, la scomparsa dell'eurodeputato Paolo Bartolozzi, figura di spicco della politica toscana e fiorentina, ex eurodeputato appunto di Forza Italia. Lo ricordiamo in questo servizio. Aveva 63 anni e si è spento ieri dopo il lento e inesorabile decorso della malattia. È lutto nel mondo politico per la scomparsa di Paolo Bartolozzi, ex eurodeputato di Forza Italia e stimato collega di tanti amministratori di diverso segno politico. Già perché la quota di Bartolozzi era essenzialmente quella di riuscire a parlare con mondi diversi, un talento sicuramente derivatogli dalla scuola democristiana con cui si era formato, ma anche dal suo fare gentile e sempre posato che tutti gli riconoscevano. Originario di Rufina, in Val di Sieve, e laureato in giurisprudenza, Bartolozzi è stato sindaco di Londra dall'85 all'87, per poi entrare nel Consiglio regionale della Toscana, dove è rimasto per diversi anni, dal 90 al 2001, prima nei Cristiani Democratici Uniti, di cui era vice segretario nazionale, e poi in Forza Italia. Nel giugno del 2001 fu eletto all'Europarlamento, dove rimase fino al 2004. Vi rientrò nuovamente nel 2008, subentrando Antonio Tajani. L'anno scorso fu colpito da un ictus e restò ricoverato a lungo all'ospedale di Ponte Annicchiri. Ieri si è spento nel cordoglio di parenti e amici. Tantissimi gli attestati di vicinanza e le manifestazioni di stima, tra queste anche quella del deputato di Forza Italia Stefano Mugnai, che ha scritto: Paolo Bartolozzi è stato per me non solo un riferimento politico, ma anche un amico, un mentore, un maestro. Ha insegnato a me e a tanti altri amici che hanno avuto la fortuna e il privilegio di godere della sua amicizia, che in politica non si deve mai aver paura di niente, salvo che abdicare ai propri valori e alle proprie idee. Questa dunque è la pagina della politica. Adesso apriamo la nostra finestra sull'emergenza coronavirus, dando uno sguardo ai dati della giornata di oggi, che vedono un leggero incremento sul dato nazionale, più 14.218, ieri erano stati 13.659. Invece in Toscana decremento, più 703, a fronte di un dato della giornata di giovedì di più 760. Vediamo i decessi e i ricoveri. Per quanto riguarda i morti, 377 a livello nazionale, ieri 422, in calo anche nella nostra regione, sono stati 16 riscontrati, ieri 22. Coloro che sono ricoverati nelle intensive, 105 in Toscana, meno 7 rispetto a ieri, un totale di 2.142, meno 9 a livello italiano. Infine, le somministrazioni dei vaccini contro il coronavirus. In Toscana siamo arrivati a quota
143.216 a fronte di dosi consegnate quasi 170.000. Il totale dei vaccinati in Italia è di oltre 2.370.000 persone. Allora, questa è la situazione. La notizia però è ufficiale, è una notizia molto importante, perché la Toscana resta gialla fino al 14 di febbraio. Il servizio. La Toscana resta in fascia gialla fino al 14 febbraio, ma per un soffio. Oggi i nuovi casi di coronavirus sono 703 e 16 morti. Resta stabile la quota dei ricoveri. L'indice di contagio si attesta allo 0,98 tra 0,93 e 1,03. Con questi dati è molto probabile che dal 14 febbraio la nostra regione possa cambiare colore e andare in fascia arancione. Intanto il comitato tecnico scientifico frena sull'apertura serale dei ristoranti in zona gialla e a pranzo in zona arancione, anche se a decidere su eventuali riaperture dovrà essere il governo. Il comitato tecnico scientifico, chiamato in causa dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha fissato sì le regole per una eventuale apertura serale dei ristoranti in zona gialla e a pranzo in zona arancione, ma non ha dato di fatto il via libera. Il parere del Comitato Tecnico Scientifico rimanda alle valutazioni del Ministero, ma avverte: una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l'efficacia della mitigazione del rischio. In ogni caso, sempre relativamente ai rischi, andrebbero considerate le diverse tipologie dei pubblici esercizi, distinguendo tra ristoranti e bar. Dunque, Toscana zona gialla, ma c'è una zona rossa ed è a Chiusi, in provincia di Siena, dal 7 al 14 di febbraio. Questa notizia lo ha comunicata il presidente della Toscana Eugenio Giani, che ha confermato la presenza di varianti al virus più aggressive e di rapida trasmissione. C'è anche un focolaio in una RSA di San Casciano Val di Pesa, siamo in provincia di Firenze, con 16 persone contagiate dopo la prima dose di vaccino somministrata il 4 gennaio scorso. Apriamo la cronaca adesso, perché ci sono delle novità importanti sulla vicenda della morte di Niccolò Ciatti, che avvenne in Spagna di fronte a una discoteca nell'agosto del 2017. È stato arrestato anche il secondo dei tre ceceni che compirono il massacro mortale nei confronti del giovane fiorentino. È stato arrestato a Strasburgo il ceceno che nella notte del 12 agosto del 2017 uccise Niccolò Ciatti in una discoteca a Lloret de Mar. Una morte assurda causata da un pestaggio. Sono immagini violente quelle riprese da una telecamera del locale. Si vede il giovane riverso a terra colpito con un calcio al volto. A effettuare l'arresto le autorità di polizia francesi attivate dai carabinieri del ROS, l'unità specializzata nella risoluzione di crimini particolarmente efferati commessi anche all'estero in danno di connazionali e affiancati dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. Il mandato di arresto europeo è stato esteso anche nei confronti di un secondo ceceno, già ristretto in Spagna. Gli aggressori sono stati individuati e per loro sono state avviate le procedure di estradizione. L'attività di indagine ha riguardato analisi video, escursione di testi, è stato messo a sistema un compendio di acquisizioni probatorie che poi hanno determinato la richiesta di misura cautelare da parte dell'autorità giudiziaria, da parte della Procura di Roma al GIP di Roma. È un passo avanti, dice Luigi Ciatti, padre di Niccolò. Lui insieme alla sua famiglia non hanno mai chiesto vendetta ma giustizia. È un passo positivo verso quella giustizia che Niccolò deve avere, quello che noi abbiamo sempre sostenuto, quello che noi sempre abbiamo detto, che non è solo il ceceno in carcere in Spagna, ma c'era la partecipazione anche dell'altro ceceno, se non di tutti e due. È stato dimostrato, se un giudice italiano, un magistrato italiano, sono arrivato ad emettere un mandato di cattura europeo, significa che le prove i carabinieri del ROS le hanno trovate, e questo ci conforta perché è un passo verso quella giustizia che è l'unica cosa che possiamo fare per Niccolò. Un uomo è morto a Stagno, in provincia di Livorno, dopo essere caduto dal tetto di una pasticceria. La vittima si chiamava Pierluigi Maffei, aveva 66 anni.
ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 3 metri mentre stava operando sul solaio della pasticceria. Andiamo a Prato adesso perché parliamo di aste immobiliari truccate, 14 richieste di rinvio a giudizio. Il servizio di Nadia Tarantino. La casa finita all'asta tornava nella disponibilità del proprietario grazie a un lodo arbitrale confezionato su misura finalizzato all'accertamento dell'uso capione, un modello che sarebbe stato replicato almeno 4 volte tra il 2016 e il 2018 danneggiando i creditori di turno. Ne ha convinto il sostituto Laura Canovai che ha firmato 14 richieste di rinvio a giudizio a carico di altrettante persone accusate di turbativa d'asta. La vicenda arriverà davanti al giudice delle udienze preliminari a novembre. Tra gli imputati figurano un ex avvocato di Montecatini, Andrea Mucci, 66 anni, radiato e cancellato dall'albo degli avvocati pratesi in seguito a una condanna per bancarotta e appropriazione indebita, e 2 avvocatesse, una di Prato, 51 anni, l'altra di Pisa, 63. Per tutti e 3 anche l'accusa di esercizio abusivo della professione. Mucci, che nell'ambito di questa inchiesta finì agli arresti domiciliari per avere svolto il lavoro pur sprovvisto di titolo, e le colleghe per avergli messo a disposizione i loro uffici. L'avvocatessa di Prato è ritenuta con Mucci figura centrale dell'indagine portata avanti dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri, tanto che anche per lei la procura chiese l'arresto, respinto però dal giudice delle indagini preliminari. Secondo gli investigatori sarebbero stati almeno 4 gli immobili salvati dai lodi arbitrali e sottratti alle aste, 3 a Prato, 1 a Milano. A mettere in moto l'inchiesta fu nel 2017 la querela di un avvocato delegato dal tribunale alla vendita di 2 case. Ad insospettire il legale fu un lodo che a un certo punto mise d'accordo 2 contendenti con il riconoscimento dell'uso capione, cioè il possesso del bene divenuto con il passare degli anni una proprietà di diritto. Ad organizzare il meccanismo, secondo i convincimenti dell'accusa, sarebbe stato Mucci per salvare un immobile riconducibile alla sua famiglia, meccanismo apparentemente regolare, poi adottato negli altri casi per recuperare altri immobili. Per gli inquirenti a consentire la redazione dei finti lodi sarebbero stati vecchi clienti e vecchie conoscenze dell'ex avvocato. Le indagini hanno potuto contare anche sulle intercettazioni telefoniche e sui riscontri arrivati dalle perquisizioni negli studi e nelle abitazioni degli imputati. E 3 agenti sono rimasti contusi questa mattina per il cedimento di un controsoffitto in uno degli uffici della Polizia Ferroviaria nella stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e Vigili del Fuoco. C'è una dichiarazione della vice sindaca della città Bettini che parla di situazione inaccettabile. Urge attenzione. Convocheremo nuovamente grandi stazioni proprio per spiegare, illustrare questa problematica a Santa Maria Novella. Torniamo a occuparci del Covid, lo facciamo sul fronte anche della sicurezza per le strade. Come nota l'ordinanza del sindaco di Firenze Dario Nardella, il divieto di stazionamento nei luoghi, nelle strade frequentati maggiormente, quelli che noi definiamo in gergo i luoghi della Movida. Vediamo prima il servizio, poi un collegamento proprio dal centro storico di Firenze. Borgo La Croce, Piazza Sant'Ambrogio, Via Verdi, Via dell'Agnolo e Via Pietrapiana. In tutta la zona, insomma, che va da Piazza Beccaria verso il centro, non sarà possibile stazionare dalle 18 alle 22 il venerdì e il sabato. È quanto stabilisce l'ordinanza del sindaco Nardella, emessa dopo che il fine settimana scorso erano state comminate diverse sanzioni per assembramenti e mancato rispetto delle regole anti-Covid. L'ora dell'aperitivo è infatti quella più a rischio, con la convivialità e le mascherine abbassate per poter bere. Visto anche l'aumento dei contagi, il sindaco ha quindi deciso di intervenire. Si potrà transitare, ma non stazionare, a meno che non sia per aspettare cibo da asporto. Previsto anche un rafforzamento dei presidi delle forze dell'ordine. La sanzione per il mancato rispetto dei divieti va dai 400 ai 1000 euro. Un'ordinanza sembra ben accolta. Mi sembra opportuno perché non trovo corretto che comunque non mi sia possibile passare del tempo con tanti miei amici e poi invece mi sia possibile stare in una strada con 250-300 persone che giustamente bevono o fumano e quindi sono senza la mascherina. Sì,
troppo assembramento, ma secondo me si sposteranno da un'altra parte. Ci voleva un'ordinanza? Secondo me sì. Sì, se no non ne usciamo più. Sì, perché lavorando praticamente nel negozio là in fondo, tutte le sere mi ritrovo almeno 5 o 6 pattuglie della polizia per sgomberare appunto tutti gli assembramenti che si creano, e nonostante tutto, dopo 10 minuti che passano i vigili, si ritrova lo stesso assembramento. Ah, sì sì, io infatti non staziono qui dalle 18 alle 22, quindi sì sì, sono d'accordo. Secondo me è giusto, per il semplice fatto che se la gente non può stare dentro i locali dopo le 6, non è giusto che sia tutta ammassata fuori dal locale. Quindi secondo me è una zona molto pericolosa, però è giusto che i locali lavorino, però non in questo modo. Allora, per capire qual è la situazione nel centro storico di Firenze, come vi ho annunciato poco fa, ci colleghiamo subito in diretta da uno dei luoghi storici della città, Sant'Ambrogio, dove vedo collegata con noi Rachele Campi. Rachele. Sì, buonasera Vittorio. Noi ci troviamo, come hai detto tu, in piazza Sant'Ambrogio. Ci siamo messi proprio qui sui gradoni della chiesa in prospettiva per farvi vedere quello che è il cosiddetto struscio delle persone appunto che stanno passeggiando qui stasera, anche per farvi rendere conto che tipo di passaggio appunto si tratta. Questa è una zona rossa, come è stata indicata dal sindaco di Firenze Dario Nardella, che quindi è stata sottoposta a un'ordinanza. Un'ordinanza che prevede il divieto di stazionamento dalle 18 alle 22 fuori dai locali. Il passaggio delle persone evidentemente, comunque anche, lo vedete anche voi, c'è, insieme a loro però ci sono anche molti agenti. Sappiamo che almeno una ventina sono di agenti della polizia, ma ci sono anche altre forze dell'ordine, c'è la Guardia di Finanza, ci sono i carabinieri, la polizia municipale. Abbiamo fatto anche il punto con il commissario della polizia Andrea Giannini, che ci ha raccontato comunque di una situazione piuttosto tranquilla. Il problema magari può essersi verificato e si può verificare entro le 10, perché comunque c'è la possibilità dell'asporto e quindi le persone possono stare fuori dai locali sempre mantenendo le distanze di sicurezza, quelle previste dal provvedimento insomma che prevede l'anticontagio, e appunto le persone possono stazionare fuori. Però diciamo che comunque la situazione è abbastanza tranquilla, ecco. Si può prelevare il cibo e però andarlo a consumare in altri luoghi che non siano quelle delle zone rosse indicate dal sindaco. Ecco Rachele, sei il nostro barometro in questo momento e termometro della situazione. Quali sono state le reazioni dei cittadini, delle persone che vedo passare anche alle tue spalle? Sì, allora noi abbiamo insomma intervistato un po' qualcuno e diciamo che non sono tanto favorevoli i cittadini a questa ordinanza. Qualcuno ci ha anche detto ma il sindaco non aveva proprio niente da fare, nel senso che comunque non la vedano di buon occhio, però alla fine insomma le regole devono essere rispettate, e ecco anche perché c'è questo spiegamento di forze dell'ordine importante. Abbiamo assistito anche ad alcuni gestori che hanno ripreso in modo bonario le persone che si trovavano fuori dal locale, hanno detto loro che è vietato appunto lo stazionamento e quindi li hanno invitato ad allontanarsi. Possiamo dirti che comunque al di là di queste che sono state le zone rosse indicate da Nardella, si stanno registrando degli assembramenti nella zona diciamo di Santo Spirito, se sappiamo anche quella essere una zona della zona Movida calda, molto frequentata dai giovani. Bene Rachele, grazie, sì. Continuerai a monitorare ovviamente la situazione, nelle prossime edizioni del telegiornale ci racconterai com'è andata questa serata, grazie. Grazie. Allora, era Rachele Campi in diretta con noi dalla zona di Sant'Ambrogio, uno dei quartieri caldi della Movida fiorentina, e adesso invece ci spostiamo nel giardino di Boboli, perché c'è un viaggio in esclusiva di Toscana TV, pensate, in una serra degli agrumi. Vediamo cosa si tratta, il viaggio lo ha fatto per noi Chiara Valentini. È un edificio imponente di epoca lorenese, progettato da Zanobi del Rosso e costruito nel 1778. Sulla soglia già si avverte un intenso profumo di agrumi, è la limonaia grande di Boboli, una serra che non è aperta al pubblico. Qua si tutelano in vaso almeno 500 piante di diverse dimensioni e varietà, qualcuna ha più di 100 anni.
I medici avevano un particolare rispetto e fascinazione nei confronti degli agrumi. Agrumi che dal 500 in poi, dalla metà del 500 in poi, erano un simbolo di affermazione sociale, gusto, esclusività. Qui abbiamo il limoncello di Napoli. Questo è un arancio forte, un arancio amaro, e dai semi di questa pianta provengono i portinnestri per tutte le nostre piante. Questa è un'altra sorte di arancio amaro che, come si può ben vedere, ha questi nasini particolari. Ma perché è importante che queste piante restino intatte? È importante per un motivo storico, senz'altro, e per un motivo anche genetico, perché sono diversi aspetti, diverse sfaccettature di una grande famiglia. La famiglia è la famiglia delle rutacee e gli agrumi sono caratterizzati dal profumo delle foglie e dal profumo dei fiori. Quindi sono delle piante che, per quanto riguarda l'ornamento del giardino, indispensabili. Vi ricordo ancora questa sera alle 20.30 a tutto gol speciale Fiorentina-Inter con Giorgio Micheletti, a seguire Giallo Toscana con molti casi in primo piano. È tutto, grazie di essere stati con noi, alle prossime edizioni, arrivederci.